Un'occasione preziosa per trarre il bilancio dell'anno che si avvia ormai alla conclusione in un'atmosfera di celebrazione. È questo il profondo significato del tradizionale momento dello scambio degli auguri che ha avuto luogo ieri presso la prefettura di Sondrio. A fare gli onori di casa, alla presenza di autorità civili e religiose, il prefetto Giuseppe Maria Scalia. C'è in questa atmosfera di lieta compagnia un'abbondanza strabocchevole di luce che culminerà, ed è il mio più sincero augurio e auspicio, in quella luce nascente di Gesù Bambino che inonderà i nostri cuori. Dovrò per prima formare me stesso e poi formare gli altri nel mio quotidiano lavoro affinché rinasca l'audacia per superare l'indifferenza, rinunciare alle comodità. Questa progettazione educativa deve partire, ribadisco, da me stesso, dal distinguere il bene dal male, le luci e le ombre che colorano la nostra esistenza, la vittoria e le sconfitte che costellano ogni esistenza umana. A questa progettazione educativa dovrò aggiungere la formazione alla libertà, che va orientata verso un'assunzione saggia di impegni sociali. Infine, vi auguro che la tenerezza e la dolcezza infantile di Gesù Bambino vi guidi e porti nei vostri cuori e in quelli dei vostri cari salute, serenità e tanto amore da donare a coloro che soffrono. Auguri e grazie ancora. Un prezioso augurio a cui si è associato anche il vescovo. Sono lieto di essere qui in mezzo a voi e ringrazio il signor prefetto che mi permette di prendere la parola a un pubblico così prezioso ma anche molto significativo, perché voi rappresentate tutte le realtà operanti in Valtellina e in Val Chiavenna. Perciò è bello che Natale, che ci unisce profondamente, perché ci dona la consapevolezza di essere figli amati dall'unico padre, ci dà anche la possibilità di assumere le responsabilità o di ravvivare le responsabilità che ciascuno di noi porta nei diversi campi della solidarietà, dell'impegno, della vicinanza alle persone più deboli, più fragili e più povere. E questo è molto bello. Anche le autorità civili hanno colto l'occasione per proporre importanti riflessioni nel corso del pomeriggio di festa. Perché noi siamo quelli che possono usufruire di grandi privilegi, perché i nostri ruoli ci consentono anche di avere qualche cosa in più rispetto ad altri, alcune opportunità. E credo che questo voglia dire per noi di fare qualche cosa in più, nel senso che noi dobbiamo sul tema etico, sul tema morale, sul tema dell'esempio, essere coloro i quali si impegnano ulteriormente. Di fronte alla denuncia che anche a noi capita di fare spesso di un individualismo marcato, a noi il compito di non inseguire quell'individualismo marcato, le urla di chi chiedono ancora privilegi, ma di ascoltare in silenzio, ma ascoltare i numerosi silenzi che ci sono. È un'occasione importante, indubbiamente, per fare anche innanzitutto il bilancio di questo anno, ma credo per rinnovare un impegno da parte di ciascuno di noi per quello che sarà. Cerchiamo tutti, insomma, di rappresentare qui dentro la forza e la vivacità di questa terra, chi nelle amministrazioni comunali, negli enti pubblici, chi nelle diverse realtà del mondo economico e produttivo, chi si occupa di garantire la sicurezza, chi rappresenta un braccio teso, un orecchio che ascolta a chi magari è in difficoltà. E credo che si debba dare atto a Sua Eccellenza il Prefetto che questo pubblico, questa presenza così davvero sentita da parte di tutti, certifica il lavoro e la modalità con cui il lavoro viene portato avanti. C'è molta umanità, come si è ricordato, e credo che questo sia il grande valore che ha sempre rappresentato bene il cuore dei valtellinesi e valchiavennaschi. La cerimonia si è conclusa con la consegna di tre onorificenze di Cavaliere all'Ordine e al Merito della Repubblica e con un successivo momento conviviale.